Allora, buongiorno a tutti. La diretta di questa mattina si rende assolutamente necessaria al fine di portare a conoscenza dell'intera cittadinanza quanto è accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi. È una diretta che non avrei mai voluto fare, ma la situazione merita l'attenzione necessaria da parte di tutti. Nella notte tra sabato e domenica scorsi è stato posto in essere un grave atto intimidatorio ai danni dell'assessore Luigi Russo. Davanti il cancello della sua abitazione è stata rinvenuta una bottiglia contenente benzina ed un accendino. Ora si è superato ogni limite accettabile. Che nessuno mi venga a dire che si tratti di una ragazzata o di una cosa da poco conto. Permettetemi di esprimere profondo sdegno per il vile atto intimidatorio ai danni dell'assessore Luigi Russo ed esprimo la massima solidarietà mia, personale, di tutta la giunta municipale e dell'intera maggioranza. L'episodio verificatosi colpisce un assessore, ma colpisce in modo inqualificabile l'istituzione democratica. Si tratta di un atto vile, inconcepibile, da condannare con fermezza, senza se e senza ma. Abbiamo certezza che le autorità inquirenti, nelle quali deponiamo la massima fiducia, faranno luce rapidamente su questo ignobile episodio. Siamo certi che le istituzioni, ai vari livelli, contribuiranno tutte a fronteggiare in modo netto, incisivo e compatto situazioni come quelle verificatesi. Episodio gravissimo che non ci destabilizzerà in nessun modo. Ritengo che dinanzi alla viltà che caratterizza ogni atto violento rivolto nei confronti di chiunque, indipendentemente dal fatto se la vittima ricopra o meno una carica istituzionale, in una società civile si debba rispondere con assoluto e convinto atto di condanna. Alla violenza, da chiunque perpetrata e da qualsiasi possibile motivo scaturita, non va concesso mai il benché minimo spazio per elaborare distinguo o ancora peggio superficiali interpretazioni. Concedere spazi alla violenza e ai suoi artefici ci priva consapevolmente dei vitali spazi di civiltà e democrazia. Quando l'esercizio sacrosanto e costituzionalmente garantito del diritto di critica travalica i propri confini e diventa quotidiana calunnia e offesa, si ottiene come risultato quella di offrire una valida sponda motivazionale a gesti simili. Chi lo ha smarrito recuperi il senso di responsabilità e di rispetto per le persone. E noi che rappresentiamo le istituzioni locali abbiamo il preciso compito di lanciare uniti e compatti ai nostri concittadini proprio questo inequivocabile messaggio. Mi preme sottolineare questo aspetto perché come primo cittadino sento la responsabilità, una responsabilità che sono certo in questo caso tutti voi condividete con me, di rappresentare molte volte nei nostri naturali contrasti politici anche un modello comportamentale per i nostri concittadini. È nostro dovere chiarire che la democrazia dialettica, sebbene esercitata in modo netto, deciso e forte da posizioni politicamente diverse, non legittima nessuno a manifestare fuori dalle sedi preposte la propria posizione con azioni violente o atti volti ad intimidire. Il barbaro atto che ha colpito l'assessore Russo tocca tutti noi come rappresentanti istituzionali e come scaleotti. Come rappresentanti istituzionali, nel rinnovare la nostra assoluta fiducia negli organi inquirenti, gli unici, per quanto ci riguarda, deputati a fare chiarezza sull'incivile atto che ci ha reso immeritatamente resi protagonisti. A noi resta solo, nel rispetto dei ruoli e con maggiore determinazione di prima, di continuare
a rappresentare degnamente le istituzioni al fine di difenderle dal rischio di disastrose derive ed evitare che la democrazia e la libertà vengano spazzate via dal vento dell'inciviltà e della violenza. Andremo avanti, forti dei valori alla base del nostro impegno pubblico verso la democrazia e la lotta di ogni forma di devianza sociale. Siamo certi che la maggior parte della popolazione è e sarà dalla parte della legalità. Scalea è formata per la maggior parte di persone oneste e laboriose e non si devono confondere queste persone con questa sparuta minoranza di delinquenti. Non permetteremo a nessuno di portare indietro questa città. Grazie.